senza mai fermarci grandi 6 ore per dormire, per cercare di portare a casa il risultato finale. Ecco, qualche anticipazione su quello che ci aspettiamo domani? Stiamo costruendo la serata, ci sono tanti ospiti importanti, i nomi li avete sentiti, cioè Depardieu, Carlo Conti, Enrico Mentana, Maria Cucinotta, Manuela Arcuri, e qui la lista è lunghissima, insomma, giusto per fare qualche nome c'è il bravissimo Emilio Soffrizzi, Renzo Arbore, un amico, insomma, è un amico del barocco, e i bambini gli lasciano una canzone, insomma, serata ricchissima, io penso che dovremmo dare veramente un grande ritmo per non scontentare nessuno, però questo vuol dire che verrà uno spettacolo particolarmente pesante. Fabrizio, una serata dei soliti ignoti, ai soliti noti sul palcoscenico del barocco, in una terra che tu già hai avuto modo di apprezzare. Bravo, questo è un bel passaggio, sì, 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 è una terra che ho avuto modo di apprezzare purtroppo poco, perché sono venuto nel 93 da queste parti, mi trovai benissimo, ci ho lasciato una fettina di cuore, poi purtroppo con la volontà di tornare, insomma, la vita, il lavoro, gli impegni, i problemi mi hanno purtroppo impedito di farlo, quindi spero di avere una vita lunghissima per poter tornare più volte qua, godermi anche la vacanza, cosa che in questi giorni ovviamente non possiamo fare perché o si lavora o si fa la vacanza, quindi guardo questo mare meraviglioso e ci piango un po' sopra, ma non posso proprio avvicinarmi. La tua presenza è una certezza di successo? No, no, questo mai, noi siamo sempre in bilico tra la cosa che viene bene e quella invece non riuscita. Io ho sempre paura di sbagliare, di non essere all'altezza, questo è assolutamente normale perché è la nostra benzina per fare bene, no? Una volta che ci si sente troppo sicuri poi c'è il rischio anche di non essere in grado invece di fare bene il proprio dovere. Sul palco tanti spettacoli, tanti artisti insieme a te, dei ballerini, ad altre persone che lanciano in Salento, perché abbiamo tanti salentini. Giusto, giusto, ci sono un sacco di bravissime personalità locali, c'è il balletto che è tutto di ragazzi salentini, sono bravissimi, li ho visti provare ieri, sono gestiti da un bravissimo coreografo che è Fabrizio Mainini. Poi c'è l'orchestra Terra d'Otranto diretta dal maestro Antonio Palazzo, bravissimi, il coro, sono tutti salentini, mi dicono che alcuni di loro sono anche gallipolini, e quindi loro giocano in casa, sono molto bravi e danno ovviamente il segno della, come dire, della famiglia, cioè qui siamo della famiglia salentina e io mi sento un innesto della famiglia salentina. Ma c'è un sacco di premi, ma che sapore ha? Riceve il sapore di una sottolineatura marcata di quello che uno ha fatto nella vita, perché proprio ieri parlavamo con Nello Marti, che insomma, è l'organizzatore concreto della vicenda televisiva, e lui mi sottolineava il fatto che questo premio non premia l'apice di una carriera, premia la costanza e il raggiungimento di un'eccellenza costante, quindi insomma, è un premio ambito, perché vuol dire che che è stato assegnato a tanti personaggi prestigiosi. Ieri sera mi ricordava Montanelli, Biagi, giusto per fare due nomi di enormi personalità che purtroppo non ci sono più. Ma per chi lo conduce? Per chi lo conduce è una grande gioia, insomma, si fa, come dire, il playmaker, oppure in maniera meno sportiva, si fa da perno rispetto alla premiazione di tante personalità diverse e ugualmente molto importanti, quindi insomma è uno di quei premi nei quali bisogna togliere immediatamente l'emozione e darci dentro per emozionare invece gli altri, per emozionare il pubblico. Ne sono 10 quando sei emozionato, che anni anche in questi temi? Ma normalmente sarei emozionato tra il 7 e l'8, perché sto cercando di abbassare il tasso di emozione per gestire meglio le cose. Però dato che non sto bene fisicamente, quindi sono meno lucido del solito, il tasso di paura, di emozione è intorno al 9-10 questa volta. Comunque speriamo di trovare 2 ore di lucidità domani sera, perché insomma vorrei fare bella figura. Senti, partirai subito o riuscirai a fare un giro almeno?
No, il giro non posso farlo, se riesco sto un giorno, ma insomma ho un po' di problemi a Roma, però vediamo, se riesco almeno un giorno di relax me lo... Insomma, faccio. Galatina verrai o no? Galatina? Galatina ora ci mettiamo d'accordo. Vabbè. Ho la mia consigliera speciale, la commissaria. Commissaria, le dica se a Galatina vale la pena venire o no. Lei mi deve consigliare, mi deve dare i consigli. Benissimo. C'è la macchina per super Fabrizio Polizzi, no? Bene, bene. Vabbè, sto scendendo io. Ho mandato una sequenza sopra. Il primo atto è quello. Mandato una sequenza sopra su quanto faccio scendere. È poco, poco, riparto il 9. Il giorno dopo abbiamo fatto. Credo, sì, credo sia il 9. Fabrizio, grazie. Grazie, grazie. La gazzetta, mezzogiorno andiamo via.